Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PariYouTube. E oggi siamo tornati qua con un nuovissimo video di chat divertente. Non lo facevo da un po' di tempo, ma veramente ragazzi, a sto giro ho trovato delle chat veramente incredibili, qualcosa di bello da leggere. Mi raccomando ragazzi, prima di cominciare lasciate qui sotto un bellissimo like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale e se volete essere salutati alla fine del prossimo video scrivete hashtag PariYouTube. Iniziamo subito. Ok, la prima chat è questa qua, praticamente c'è la fidanzata che scrive al fidanzato: ciao tesoro, e non risponde. Hey, e non risponde. A che ora ci vediamo? E non risponde. Ci sei? E quello continua a non rispondere, dopo un po' quella proprio gliela butta: sono incinta! E lì subito: cosa? Ah, adesso rispondi, eh? E sì, infatti gli ha subito buttato così: sono incinta, ovviamente è una scusa. Però il ragazzo prima così ignorava il messaggio, appena ha letto sono incinta subito si è spaventato. Questa veramente ragazzi era bellissima, appena l'ho vista subito: no, devo subito farci il video. La seconda chat è questa qua. Praticamente il ragazzo, quello che è, no? Sempre innamorati sono, no? Amore, ti ricordi come eravamo felici 8 anni fa? E l'altro subito: ma noi ci conosciamo da 7 anni. E la risposta è stata: appunto. Mamma mia, veramente questa qua. Poverino quello che stava dall'altra parte, no? Che ha risposto. Qui veramente ragazzi è una situazione veramente alquanto strana. Ciao? Mi prometti che non ti arrabbi? Che cosa hai combinato? Te lo dico, ma non arrabbiarti, ok? Ecco, già quando dice non arrabbiarti, ok? Sicuramente avrà fatto qualcosa. Avrà distrutto il mondo, distrutto casa e che non so. Comunque ha fatto qualcosa su cui uno si dovrebbe arrabbiare. E infatti lui subito: parla. Forse ho rotto il televisore. Non riesco ad accenderlo e non va nulla. Forse prima, quando l'ho spostato, si sarà rotto qualcosa. Non so, quella faccina che piange. A parte veramente, ma perché ha dovuto spostare il suo televisore? Cioè, non è una cosa di tutti i giorni spostare televisore. Ma vabbè, ma la risposta è stata questa: tranquilla, era già rotto. Cosa? E io mi sono disperata mezza giornata per nulla. Dopo che questa qua per mezza giornata ha cercato di riparare il televisore. Mamma mia, anche questa qua. Bellissima. Qui veramente qualcosa di allarmante, veramente. È successa una cosa brutta, così brutta che non so neanche spiegare. Ti prego, aiutami, mi stanno cercando con le facce disperate. Che, cioè, a chi arriva sto messaggio? Mi stanno cercando, aiutami, è una cosa brutta. Che sta succedendo? Cioè, uno si allarma, si preoccupa. E infatti qui subito, che è successo? No, niente, stavo provando la nuova tastiera del telefono. Qui veramente io ci rimango disarmato qua, veramente. Cioè, per provare la nuova tastiera del telefono fa preoccupare le persone. E infatti la risposta è stata questa: ma vai a quel paese, mi hai fatto prendere un colpo. E qui ragazzi, l'ultima chat, però veramente dovete fare attenzione perché può succedere a chiunque. E se succede una cosa del genere, sono problemi anche molto gravi. Eccoti la mia mail e la password, così puoi fare ciò che ti ho chiesto. Vabbè, tra l'altro chissà cosa gli avrà chiesto, ma vabbè, sono dettagli. Email, ovviamente, censurata. Password, anch'essa censurata. E uno dice: vabbè, che male c'è, gli avrà chiesto un favore, gli ha mandato la mail e la password. Ma guardate qua. La risposta è stata questa: ciao, credo che hai sbagliato numero. Non so nemmeno chi sei. Mamma mia, qui veramente. Allora, qui praticamente ha dato la sua mail e la sua password a un perfetto sconosciuto. Cioè, ora vabbè, questo qua è stato sincero, non so nemmeno chi sei, gliel'ha detto. Ma cosa è successo un altro? Vabbè, non so neanche con quale parole dire. Non so neanche come commentare, non mi vengono le parole proprio. Ma che roba. E niente ragazzi, l'episodio di chat divertente finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bellissimo like qui sotto, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, se avete anche voi delle chat divertenti da consigliarmi, potete dirmelo tranquillamente. Potete mandarmelo, non so, sui social come Instagram. E noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti.